Questi peperoni qua sono tipo friggitete, ma è della mollica che viene prelevata togliendo la buccia. I nostri peperoni, questo è il peperone, la parte superiore del peperone con un coltellino affilato che dopo riutilizzeremo. Poi andiamo a togliere la parte bianca all'interno del peperone, vedete, in questo modo qua. Aggiungiamo ancora un filo d'olio. Ok ragazzi, come vedete, quando abbiamo finito di riempirli andiamo a riposizionare e dopo andranno cotti in padella. Vedete, qui ce n'è un altro che abbiamo già preparato, svuotato, e andremo a riempire con il nostro composto. Abbiamo un po' di calma, o semplicemente, se riuscite a trovare dei peperoni un pelino più grandi, magari è un po' più semplice da farcirli. Ok, continuiamo.